Una buona serata al pubblico, ben ritrovati all'ascolto di Punto di Incontro e come dice il titolo della trasmissione approfittiamo anche ogni tanto per fare il punto della situazione per quello che riguarda il comune di Imperi e per questo ringraziamo della disponibilità il sindaco Carlo Capacci, ben ritrovato nei nostri studi. Sindaco, buonasera. Grazie, buonasera. Allora, il punto della situazione, beh, sono tante le cose che anche per certi punti di vista preoccupano, che riguardano Imperia, ma non soltanto Imperia, perché di recente qui al posto suo c'era la presidente di Amat Barbara Pirero, abbiamo affrontato un po' anche il discorso di Riviera Acqua e forse vale la pena ritornarci con lei che ha il ruolo di essere appunto anche nel Consiglio dei Sindaci per quello che riguarda l'ambito territoriale, ma al tempo stesso diciamo il socio di maggioranza come comune di Imperia di Amat, questa società che dovrebbe essere liquidata in qualche modo, anzi acquisita, l'acquisizione degli asset da parte di Riviera Acqua, cosa che non avviene con una serie di reazioni a catena, no? Perché poi chiaramente Amat non ha, ce lo spiegava la Pirero, non ha più i fondi per garantire interventi, abbiamo un acquedotto che è un colabrodo. Ma allora, Sindaco, lei già in passato non si è nascosto nel puntare il dito, anche sollevare delle critiche su questo sistema idrico. Ecco, adesso noi che vogliamo fare il processo a Riviera Acqua in quanto tale, ma al sistema che rappresenta. Lei delle critiche le ha sollevate, continua in questo senso. Sì, continuo sicuramente. Io sono 2 anni e mezzo che critico. All'inizio ero una mosca bianca. Ultimamente nelle riunioni dei sindaci mi sembra di aver percepito che qualche altro collega stia iniziando a pensarla come la penso io. Ora qua non si tratta di. C'è qualcuno che ha già minacciato di andarsene via, dicendo forse meglio togliersi. Allora, qua il discorso è complesso, c'è una normativa che regolamenta il tutto. Un conto, allora, bisogna partire dall'inizio, quindi Riviera Acqua è il concessionario del servizio idrico integrato sul territorio della provincia di Imperia. Per Certo. normativa i gestori cessanti sono stati dichiarati cessanti, Amat di Imperia, Aiga di Ventimiglia, gli altri gestori di Almaditaggio, Salerno e quant'altro. Devono cedere gli asset alla società subentrante che sarebbe Riviera Acqua. I comuni, diciamo, che detengono totalmente le reti sono obbligati a cedere a titolo gratuito. I comuni che detengono le reti non in maniera integrale, che è il caso di Imperia, che le detiene attraverso Amat, che è un socio di minoranza, 48%, che peraltro tutti definiscono privato, ma io onestamente ritengo che Iren sia assolutamente classificabile come un socio pubblico, perché comunque se si va a vedere i soci della società Iren sono tutti comuni del Nord Italia, è quotata parzialmente in borsa, c'è dentro anche la Cassa Depositi e Prestiti, quindi dire che Iren è una società privata, secondo me è una roba che è sbagliata. E secondo me questo è stato anche uno dei punti che ha fatto frenare tutto il meccanismo, perché io ricordo che all'inizio delle discussioni di Riviera Acqua, io come sindaco di Imperia, io Culano, il sindaco di Ventimiglia, avevamo proposto di creare un modello con Riviera Acqua, diciamo come ente concessionario, e le società Amat e Aiga sottostanti come bracci operativi. Siamo stati presi per matti, qualcuno addirittura ha detto che ci avrebbe anche denunciato semplicemente per aver fatto una proposta, no? Perché poi io voglio dire, cioè uno propone, non è che Beh, uno perché certo. deve essere denunciato se commette qualcosa che non doveva Beh, poi si commettere, fa no? una Uno fa una proposta, ci sarà proposta. anche Allora, chi può valutare, no, la infatti in quella correttezza di sede è quella stata proposta. cassata completamente perché è venuto fuori perché, dicendo che Iren è privato. Vabbè. Chi l'ha detto poi si assumerà le sue responsabilità, nel senso che prendiamo atto che per qualcuno Iren è privato. Io penso onestamente che non possa essere classificato come privato, però, ripeto, a capo. Il Certo. problema di Riviera Acqua è uno solo, non hai soldi. Boh, basta. Quindi, siccome per fare le cose nel mondo reale e non nel mondo immaginario, bisogna avere i soldi o qualcuno che te li presta, allora se Riviera Acqua i soldi non ce l'ha, non può fare niente. Ecco, mi corregga se sbaglio, per comprare gli asset di Amat ci vogliono 23-24 milioni di euro? Sì, corretto. Corretto. Quindi non sono Ci bruscolini, vogliono voglio 23 dire. milioni di euro che possono diventare 13 perché 10 sono un mutuo, quindi diciamo che si potrebbe, come è già stato proposto più volte, subentrare nel mutuo e quindi puoi pagare soltanto, tra virgolette, 13 milioni di euro che è il corrispettivo delle reti di proprietà Amat sul territorio del comune di Imperi. Qui poi bisognerà aggiungere tutti i denari che servono per gestire tutti questi impianti, No, per ma vedi, la gestione, allora, cioè. il modello di gestione
in teoria è perfettamente funzionante e io non discuto il modello, perché però il problema è che per arrivare al funzionamento del modello c'è tutta una fase iniziale di start-up, no? di inizio. In questo inizio sì. O la società viene finanziata o altrimenti non può operare, perché nel modello di società pubblica che esercisce il servizio idrico integrato su un territorio grande come quello della provincia di Imperia, i servizi sono pagati e gli investimenti sono pagati dalla tariffa. Quindi chiaramente la società, una volta a regime, mai arrivasse a regime, si troverà a fatturare l'acqua e la depurazione a tutti i cittadini della provincia di Imperia con una tariffa che deve pagare i costi, anche perché essendo società pubblica normalmente non dovrebbe fare utile, neanche dovrebbe fare perdite, e quindi tutto quello che viene ricavato, oltre al costo operativo di gestione e agli ammortamenti, deve essere, diciamo, dedicato a investire su una rete che, l'ho detto anche ultimamente, è povera di manutenzioni, sono anni che non si fanno manutenzioni, è una rete a rischio. Abbiamo visto recentemente cosa è successo sul tubo che va di Ano Marina, si è rotto 5-6 volte. I ragazzi dell'AMAT, onestamente, io, cioè, più che dirgli grazie, non so cosa fare, perché lavorano di giorno, di notte, sabati, domeniche, sono sempre disponibili. E io ho anche detto che più si va avanti, più la situazione peggiorerà. Perché? Perché AMAT, essendo un gestore cessato, non può più fare investimenti, quindi può solo andare a tappare i buchi, non può dire, ah, magari questo tubo 100 metri è marcio, invece continua a tappare i buchi, mettiamolo nuovo, non può farlo. E quindi o qui ci si dà una svegliata generale, qui i ragazzi di Amato sono secondo me bravissimi, ripeto, li ho già ringraziati molte volte, certo, privatamente, pubblicamente, non finirò mai di farlo, però ripeto, qua è una situazione nella quale è giunta l'ora che la gente si svegli, perché altrimenti qualche giorno succede qualche pasticcio, perché poi oltretutto finché si rompono i tubi sotto le strade, ancora più o meno, ma io ricordo, non vorrei portare sfortuna, no, che c'è il Roia che passa sotto il mare e Amat, se si rompesse il Roia, non ha le risorse finanziarie per poter riparare una rottura nell'acquedotto sottomarino, quindi vedete voi. Questo è un problema di non poco conto, ma la provincia ha anche un ruolo da questo punto di vista, no? Io penso che la provincia, essendo ente concedente, dovrebbe a un certo momento fare qualcosa. Io, essendo anche consigliere provinciale, più volte ho sollevato il problema nella sede del consiglio provinciale, a partire da 2 anni fa. Ultimamente ho sollecitato il presidente Fabio Natta, perché io credo che qualcosa, cioè, onestamente, cioè, bisogna prendere atto della situazione. E ripeto, senza colpevolizzare nessuno, perché non è, credo sia colpa, non c'è qualcuno che con dolo vuole che vada male Riviera Acqua. Il problema è che bisogna un attimino cercare di capire, ci sono le possibilità reali di trovare i soldi, che a mio parere minimo tra soldi e mutui, finanziamenti bancari per partire ci vorrebbero 50-60 milioni di euro. Allora, siamo capaci di trovare questi soldi? Sì o no? Se sì, li troviamo, se no, basta, cioè si percorre un'altra strada. E non possiamo passare ancora un anno, due, tre a aspettare a vedere che poi io vorrei capire una cosa. Cioè, che cosa stiamo aspettando? Cioè, stiamo aspettando che scenda la manna dal cielo, perché la manna dal cielo secondo me non scende. E ho paura di no. Ma Chiappori, però, ad esempio, il sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, aveva anche un po' puntato il dito sui sindaci, forse anche lei, che erano stati titubanti, che non sono entrati con decisioni a Riviera Acqua, che non hanno portato ossigeno alla società. Guardi, io su questo punto sono sempre stato abbastanza chiaro e ho sempre detto il mio punto di vista. Allora, non c'è, nonostante qualcuno ritenga il contrario, non è obbligatorio per un comune essere socio di Riviera Acqua. È obbligatorio per un comune cedere il servizio a Riviera Acqua, ma non essere soci. Quindi, siccome Riviera Acqua è stata fondata quando io peraltro non ero neanche sindaco, c'era il commissario prefettizio, certo, aveva scelto di non entrare socio. Siamo arrivati noi nel 2013, è iniziato questo, diciamo, percorso, che però io non vedevo andare avanti. Ho chiesto più volte di avere informazioni sulla solidità finanziaria, non ho mai avuto niente. Allora io dico, essendo io il sindaco di Imperia, non vado a creare un debito nel comune che amministro semplicemente perché qualcuno pensa che è giusto farlo. Cioè, io prima di far entrare il comune di Imperia socio in Riviera Acqua vorrei sapere cosa sto facendo, perché siccome è una società consortile che a fine anno, se è in perdita, ha per legge bisogno di essere ripianata come debiti, quindi i comuni che sono soci devono prendere
ma aprire il portafoglio e versare i soldi. E questo molti sindaci di molti comuni piccoli è una cosa che ignoravano e, l'hanno scoperto recentemente, nel senso che nessuno gliel'ha spiegato, non che fosse, non che no, no, cioè, nessuno gliel'aveva mai spiegato. E quindi io dico, prima di entrare, vediamo bene di non entrare in un qualcosa che poi diventa, come dire, no? Un pozzo senza fondo. E per questo che io sono stato titubante, e lo ripeto, sull'entrare socio. Mentre invece io non sono mai stato titubante su, ad esempio, dare in gestione il depuratore a Rivieracqua, cioè non dare in gestione, perché anche lì dare in gestione è sbagliato, perché il comune non dà in gestione, il comune cede il depuratore a Rivieracqua, la quale lo gestisce per conto della licenza, in quanto è concessionario del servizio idrico integrato, e bolletta ai cittadini il canone di depurazione. Io li so sempre, nonostante qualcuno abbia detto che io ho fatto di tutto per ritardare, e questo qualcuno ho chiesto pubblicamente di spiegarmi quando e come dove avrei fatto questa cosa, però non ho ancora avuto risposta, è il presidente di Rivieracqua Donzella, io non ho mai fatto niente per ritardare questa cosa qua, però ancora oggi non ci siamo, cioè Rivieracqua non ha ancora preso in carico il depuratore di Imperia. Ora, ci sono stati degli incontri ultimamente con l'assessore De Bonis, che mi ha relazionato, mi ha detto che a breve dovrebbe accadere il miracolo, no? Che Rivieracqua prenda il depuratore di Imperia, e quindi da lì poi vediamo, andremo avanti. Cioè, io non sono per demolire Rivieracqua, però bisogna che venga dimostrato che ha la forza economica per andare avanti, o che tutti ci mettiamo insieme e troviamo i soldi per dare a Rivieracqua la forza economica per andare avanti, altrimenti è inutile andare avanti perché si fa contro un muro. Ma a proposito del depuratore, anche lì non sono mancati i contenziosi, insomma non ce ne va una dritta in questo capoluogo, sindaco. Guarda, io non so, io prima, quando ero privato cittadino, non so se ci fossero tanti contenziosi come ci sono stati in questi 5 anni nel Comune di Imperia. Non so neanche se prima erano dei professori maestri e siamo arrivati noi, siamo tutti scemi. Io questo onestamente non lo so. Io penso che dal 2013 io faccio gli interessi del Comune di Imperia. Il caso del contenzioso depuratore è un caso molto semplice e secondo me è proprio lampante. C'è un contratto con un importo mensile e tu, impresa, tu devi fare quel lavoro lì a quell'importo lì, basta. Cioè non puoi venire a dire che vuoi il triplo o il quadruplo. Però è cambiata la tecnologia nel frattempo, i costi, l'impresa dice che bisognava che fosse adeguato, questo è un contratto vecchissimo. Avrebbero dovuto adeguare il canone di depurazione nel momento in cui è stata fatta la variante. Infatti io questo gliel'ho anche detto proprio chiaramente al titolare dell'impresa, ho detto scusi, ma perché lei quando ha sottoscritto la variante non avete pensato a rivedere il canone, visto che, come dite voi, la tecnologia è diversa, costa di più. Certo. Se non ci avete pensato in quel momento lì, evidentemente voleva dire che il canone andava bene. Potevate anche, come dire, no, pensare di guadagnare talmente tanto dalla costruzione da poterci rimettere qualcosa sulla gestione. Io non c'ero, non lo so, non so che idee vi siete fatti, che discorsi avete fatto, che accordi avete preso. Io sono qua, era 2013, davanti a un contratto, e il contratto va rispettato. Tanto è vero che il Tribunale ci ha dato ragione sul punto, perché quando è stato detto che il Tribunale ha ordinato al Comune di pagare, ha semplicemente detto al Comune paga quello che c'è scritto sul contratto. Punto. Ecco, senta, io so che lei non vuole entrare troppo nel merito perché ci sono dei contenziosi appunto in atto, preferisce che prima ci siano dei punti fermi da parte della giustizia amministrativa, dei ricorsi, eccetera. Però, giusto un minimo per far sapere ai cittadini, a proposito di contenziosi e di situazioni che funzionano male, Tecnoservice, continue proroghe da parte del Comune, sembra che non si riesca a arrivare a questa gara per l'affidamento a un nuovo soggetto, puntando anche, come si era detto, i rifiuti zero, la raccolta differenziata spinta. Che sta succedendo anche lì? Ma no, dunque, il percorso per l'affidamento in house del servizio ad Amaia Energia è in corso, credo che entro fine anno o a gennaio, quando scade l'ordinanza corrente con Tecnoservice, il servizio, se non c'è niente contrario, sarà affidato ad Amaia, che poi si occuperà anche di partire col porta a porta, non chiaramente subito a gennaio, perché ci vuole tutta una fase di preparazione e di istruzione della cittadinanza. Quindi le ordinanze onestamente sono finite. Le ordinanze, ricordo che sono iniziate nel momento in cui la Tradeco, che aveva vinto un appalto che non ho fatto io come sindaco, ma ha fatto qualcun altro precedentemente a me, che era un appalto comprensoriale che riguardava 32 comuni per 7 anni, che doveva essere la panacea di tutti i mali, risolvere tutti i problemi, doveva essere bellissimo, fantascientifico, eccetera, eccetera, è naufragato clamorosamente dopo un anno perché sono stati commessi degli errori madornali da chi lo ha fatto, e non ho problemi a dirlo, da chi l'ha concepito come consulente, non lo so, tipo c'erano, per esempio, io ricordo a memoria
previste delle strutture che dovevano essere date a chi eserciva il servizio, che non esistevano neanche sul territorio, tipo il centro di raccolta rifiuti di Pieve di Teco, che non esiste a oggi 2017, non c'è proprio, neanche si sa dove doveva stare, neanche il terreno identificato c'era. Comunque è naufragato. Chiaro che non si può fare in modo che la spazzatura rimanga per strada, io ho dovuto fare un'ordinanza, però la Tecnoservice... Bisogna dire che il progetto era stato fatto dalla precedente amministrazione, chi affidò a Tecnoservice quella cosa da 49 commissario. Milioni di euro no, fu no, commissario... a Tradeco. A Tradeco, scusi, ha ragione, per carità, a Tradeco, sì. Siamo a Tradeco, chi affidò a Tradeco fu il commissario straordinario del comune, esatto. Tra l'altro Tradeco fu l'unica società a presentarsi. Sì. Esatto. Quindi era un appalto da 49 milioni di euro con una sola società che si fece avanti. Infatti un po' tutti noi commentando dicevamo: ma forse due domande valeva la pena farsi, un appalto da 49 milioni di euro dovrebbe essere più che appetibile, dovrebbe esserci una corsa, certo. Vedere arrivare una sola società a rivendicarlo qualche dubbio forse doveva dare, però fu affidato al commissario e voi vi siete trovati anche questo per regalo. Esatto. Ora poi dopo la Tecnoservice recentemente ha fatto un ricorso nella quale chiede diciamo di essere sollevata dalle penali. Mi ha fatto un po' ridere diciamo, l'accusa nella quale secondo quanto è stato scritto nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, che il Comune di Imperia gli ha affidato il servizio tramite ordinanza senza... come se un mattino io, sindaco, mi fossi svegliato, avessi preso l'elenco delle società italiane che svolgono servizio di igiene ambientale, avessi chiuso gli occhi e fatto così, ecco, chiamiamo questi qua. Loro hanno dimenticato che noi abbiamo fatto una ricerca di mercato, abbiamo invitato delle aziende, loro hanno risposto, hanno fatto un'offerta, e poi è vero che c'è l'ordinanza, ma c'è un'ordinanza che ordina di eseguire un lavoro basato su un progetto che ha fatto il Comune di Imperia con un'offerta economica che hanno fatto loro, quindi cioè, non ho capito dov'è il problema, onestamente. Comunque io su questo argomento aspetterei il giudizio del Tribunale. Poi certo, per carità, poi anche lì c'è il discorso delle percentuali differenziate, loro contestano. Io onestamente una parte della loro contestazione credo che ragionevolmente potrebbe essere accolta, perché è vero che loro hanno l'obiettivo del 65%, è vero che devono fare la formazione, però è anche vero che dall'altra parte i cittadini dovrebbero conferire in maniera corretta. Onestamente, avendo fatto anche delle verifiche, questo conferimento così, diciamo, da manuale non c'è. Ma non c'è perché? Perché come in tutte le cose, quando ci sono i cambiamenti ci vuole del tempo. Certo. Non è che si può pensare, nessuno cambia da oggi a domani le cose, perché deve crescere una cultura di mentalità, è una questione culturale, c'è bisogno di tempo, perché la gente più o si abitua, poi i ragazzi giovani ci insegnano, magari ci vengono a spiegare loro a noi come si fa, no? Perché chiaramente sono più, magari più attenti a queste cose, e quindi è un percorso, no? Quindi diciamo che in parte si potrebbe anche, come dire, no? Cercare di trovare, non so, un accordo, piuttosto che forse se una parte di penali venisse decurtata, non credo che sia così uno scandalo, però comunque loro hanno deciso di fare appellarsi al Tribunale, quello che dirà il Tribunale noi faremo. Grazie al Sindaco di Imperia Carlo Cappacci per la disponibilità, per averci un po' così chiarito alcuni passaggi, anche se tante cose restano ancora da chiarire, soprattutto appunto come stava lei dicendo adesso, perché ci sono in ballo dei contenziosi, ci sono in ballo delle sentenze che devono essere prese dal Tribunale Amministrativo Regionale, dal TAR, e quindi tanta chiarezza in più forse la potremo avere soltanto in seguito, così come per il discorso del comprensorio idrico dovremo stare un po' a vedere anche cosa deciderà di fare la provincia, cosa decideranno di fare gli altri comuni, come evolverà questa situazione, ben sapendo che nessuno ha la bacchetta magica, ma che non si può neanche stare lì a aspettare, appunto come lei diceva, che la manna piova dal cielo, perché qui mi sembra che ci siano sempre più tagli, non manna che piove dal cielo. Infatti. Grazie Cappacci, grazie a voi che ci avete seguito, un arrivederci, una buona serata.